Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su Racing Lord e nello scorso episodio ci eravamo lasciati tanto tempo fa con la sconfitta definitiva di Gotiga, o perlomeno dei suoi invasori. Scusate se sentite rumori strani, ma mi sono appena ferito il dito. Come sempre sono l'Arax di Cormaris. Perché mi sono ferito il dito? Perché sono stupido e mi mangio le unghie purtroppo, e alle volte lo faccio eccessivamente troppo. Ad ogni modo, facendo un veloce recap, perché in questi episodi sono un attimo mancato leggermente tanto, forse anche troppo. Cosa è successo? Avevamo ripreso le zone di Gotiga, ripreso nostro fratello che era totalmente caduto in depressione, e ora più che mai dovevamo deciderci di attaccare esercito nemico avvistato. Oh. Beh, era previsto che prima o poi sarebbero arrivati. Però noi siamo più che tranquillamente fiduciosi del fatto che a breve riusciremo tranquillamente a sconfiggerli con la nostra bella ricca guarnigione. La torre sorveglia ancora una volta con orgoglio le onde. Tancred accende la torcia sul legno intriso in olio e la catasta prende fuoco con un sibilio. Finalmente i pescatori e i mercanti del sud possono salpare al sicuro verso il mare, sotto le campane di Lucira. Sotto le campane di Lucira suonano a festa. Ok. Qui dovremmo portare il nostro esercitino da tutt'altra parte, perché appunto, come avevo previsto, prima o poi sarebbero saliti i nostri amici, anche perché non aveva proprio senso non farli salire a questo punto. Pertanto voi non avete razioni, vabbè, vi accontentate, non so il perché il mio intero popolo sta subendo delle carestie assurde, ma vi dirò largamente che me ne sbatto il cazzo. Mentre lì vedo uno stendardo viola in mezzo al mare, suppongo che sia il nostro amico Migino che, boh, spero si stia decidendo a conquistare qualche terra abbandonata da Dio, magari così velocizziamo un attimo la situazione. E nel mentre, teoricamente, quello scarso esercitino alle porte dovremmo distruggerlo con una certa facilità e semplicità. Qui abbiamo 500, teoricamente dovremmo farcela da soli, è un esercito scarso contro un esercito enorme. Tancred ha vinto la battaglia contro i cultisti, ok, il popolo è totalmente insoddisfatto, l'esercito sta morendo di fame. Perché l'esercito starebbe morendo di fame, mi scusi? Ah, un altro drappello di uomini, bene. Se loro muoiono di fame, cazzi loro, cioè, nel senso, perché sono andati in mare? Potevano farsi bellamente i cazzi loro ed evitare tutto questo, invece hanno deciso di andare in mare, quindi cazzi loro. Ora queste due terre io le lascerei in mano al popolo, perché comunque loro se attaccano si dovranno aggrappare al popolo. Dovranno distruggere la guarnigione del popolo. Quindi prima di andare ad Argon io direi che possiamo fare un bel giretto prendendo Badani, Sant Ormu, Solsom e Samorond. E poi attaccare Argon con totale assoluta felicità, così almeno evitiamo questi continui e noiosi attacchi che stanno arrivando nelle nostre terre. Vabbè, loro giustamente non hanno nulla da mangiare, perché questa terra non c'è un cazzo da mangiare. A cosa di cazzo sono arrivati 6 barboni e non ce ne siamo accorti? No. Ok, per il resto invece qui tutto va male. Va decisamente male. E vi lascio lì e si aspetta il prossimo mercante che vi porti delle cose. Sì, lasciamo morire bestiame. Non ho capito il perché il tutto sta andando di merda per quanto riguarda l'agricoltura. Grazie a Dio abbiamo una quantità d'oro assurda, perché ormai noi non siamo più delle comuni persone, siamo diventati dei razziatori di fondo. Noi andiamo avanti continuando a razziare le terre, per quello riusciamo a sostentare il nostro esercito. Per il resto invece, piccolo e scarso, ok. Rabbia crescente, qui come sempre lasciamo lottare l'IA, dovrebbero riuscire a sconfiggerli con una certa tranquillità, sono sempre un manipolo stupido di uomini. Ok, pare che abbiano finito gli eserciti, noi andiamo alla battaglia, perché questo essendo l'esercito principale voglio che in tutte le forme, in tutte le maniere abbia abbastanza forza da resistere da solo. E pertanto voglio evitare le lotte con gli A per evitare di avere perdite esagerate inutili. Fino a quando stiamo parlando delle guarnigioni, insomma, me ne sbatto il cazzo altamente a due mani, ve lo dico con totale sincerità, anche perché pure che perdo uomini, dopo qualche turno si rigenerano tutti. Al contrario qui, se ci fanno il culo, col cazzo che li rigeneriamo, anche perché soprattutto con tutti i civili che stiamo perdendo, non vedo come potremmo
qualsiasi forma recuperare soldati. Ok, i bastardoni si sono arroccati lì. Quindi facciamo una cosa saggia. Ok. Qui. Porca troia! Quello che non doveva mai succedere è successo. Quello che non doveva mai succedere è successo. Perché gli hai dato l'ariete a lui? Tra tutti, perché l'ariete a lui? Ora prego gli dei che ci siano i balestrieri. Prima no, non ci sono i balestrieri. Vaffanculo. Avremo delle perdite stupide e inutili. Ma perché ce le siamo meritate di fondo. Spero che si aggrappino contro i contadini, perché sono più deboli. Lo spero vivamente, oggettivamente. Dagli una bella mazzata sul cranio. Ah no, è vero che può fare un solo attacco alla volta, pure io. Che simpaticone che sono, che simpaticone che sono. Allora, il pavese glielo dai a lui. Pali appuntiti gli dai a... ma, giusto per sprecare un po' di roba. Colpa d'aria non ancora. Muro di scudi invece sempre a loro. Ok. 35-50, 20-31... Me li stecchi, così questi non danno più problemi per un bel po'. Grazie, 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 grazie. Ok. 4-8, 38, 58. Chi se ne frega, tanto almeno i contadini li falciamo. Per quanto riguarda te, invece, ti posizioni qui a difesa. Sì, abbiamo aperto un varco, ma in quel caso ti dico anche chi se ne frega. Ok. Potremmo fare una cosa cattiva. Infatti, se gli do il colpo ad area... lì è fuori portata. Però potremmo incendiare praticamente l'intera città. Però non ci conviene per ora. Basiamoci semplicemente sul fatto di 25-38. No. Ci rispostiamo di lì. Ok. Tanto pure se i contadini ci attaccano non dovremmo avere così tante perdite. Teoricamente. Sempre qui. Ah, sfigati. Non attaccarmi i balestrieri. Va. Mi va bene. Mi va tranquillamente bene, onestamente. Ok. Ora. Vediamo se mi togli di mezzo tutti i balestrieri. Bravo ragazzo, ti voglio bene. Mazzata sul cranio ti è. Perché dovevi fare questo giro? Perché? Vabbè, è andata, ma non ho capito bene il senso di questo magnifico giro che hai compiuto su te stesso, roteando e balzando a destra e a sinistra. Però lo apprezziamo e facciamo finta che abbia un grande senso. Ok, a te ti tolgo gli ordini, tu mi vai in difesa, evitiamo di sprecare troppi uomini. E tu, teoricamente, li distruggi tutti, perfetto. Andate in ritirata, ragazzi, non vi conviene proprio, cioè ve lo dico con il cuore. È una vera follia provare ad attaccare così. La situazione si fa tetra, mio signore! Grazie al cazzo, state crepando uno dopo l'altro, cioè... è normale che si fa tetra. Però diventerà anche peggiore, perché avrai il fuoco, il tuo intero castello a fuoco. Voglio proprio vedere come risolverai questa magnifica questione. Ad ogni modo abbiamo avuto anche relative perdite minime, se non nel fatto nei mercenari, che un po' mi dispiace, però ehi, non tutti sono fortunati. Seriamente! Cioè io lo dico, questi sorta di lancieri rossi sono di una sfiga assurda, perdono sempre, rimangono lì fermi. Chi rimane ora? Sono io al comando! Chi cazzo vuoi che rimanga al comando, mi perdoni? Non è che c'è questa vasta scelta, ha detto tra noi. Ok. Dobbiamo mettere in quella foresta. Così teoricamente dovresti essere a portata.
difendiamo la posizione. Seriamente, cosa ti fa pensare che sia una bella idea poter, cioè, difendere una posizione in mezzo al fuoco e al nulla? Ok. Guarda che belle batoste che ti prendi. Per quanto riguarda te, prova a rompere la palizzata. Tu, stessa cosa, circonda il più possibile l'edificio. Oh, palizzata distrutta. E ora mi diverto. E ora mi diverto. Abbiamo praticamente sterminato tutto l'esercito. Ora sicuramente non avranno più ogni forma... È proprio inutile ogni forma di resistenza che proveranno ad opporre. Oh, che bello, nemmeno dobbiamo entrare nel castello. Yeah, perfetto. Magnifico, regolare. Prima cosa, prima cittadella, ce la siamo più che accaparrata con cattiveria. Vedete ragazzi, alle volte conquistare tanti territori, giusto per dire, guarda, ho conquistato tutta la mappa, non è una saggia idea, perché poi te li devi gestire tutti. Alle volte basta prima di tutto sconfiggere, cioè basta principalmente sconfiggere i nemici, e poi se avremo tempo riorganizziamo l'esercito, risistemiamo il tutto. Però per ora l'idea saggia che mi viene in mente è più che altro quello di sistemare lentamente la situazione. Fantasmi dal passato, l'antico albero di Argon emerge dalla nebbia dinanzi a loro. Le gabbie contenenti le povere vittime dell'ultimo re di Argon, Andrus, ondeggiano al vento. L'albero sembra morto e raggrinzito, come se da molto tempo i suoi unici frutti fossero le crudeli gabbie dei suoi rami. Spezza le catene. Tancred spezza le catene arrugginite con la sua spada. L'albero geme come se si stesse risvegliando da un sonno profondo, ma Tancred non si ferma. Non appena tutte le catene vengono spezzate, egli nota che la gente della zona si raduna e inizia silenziosamente a rimuovere i resti. Che la maledizione di Badanin sia ormai acqua passata. Non lo so, me lo devi dire tu questo, ragazzo mio. Ok, qui siamo tutti più che simpatici. Tu hai deciso di fermarti qui, fatti una siesta, che cazzo ne so io sinceramente. Esercito denutrito, ma non è denutrito, è semplicemente poco nutrito, ecco. Che significa fondamentalmente la stessa cosa. Ma a parte questo, qui abbiamo, ok vabbè, questi qui, il nostro amichetto. Perfetto, i nostri simpatici uomini di Ventura, qui. 80... 78, perfetto. No, non ne possiamo reclutare più, però va bene, accettiamo con tranquillità la nostra piccola divergenza. E prima che questi stronzi mi reclutano un altro, perché questo non so nemmeno che cazzo di miniera è, sembra una miniera di, boh, argento, non lo so, perché vedo questa roba di terracotta e qui questi cumuli di pallini bianchi, sembra una forma di miniera d'argento. Questa potrebbe essere un po' drammatica come assedio, potrebbe essere un po' drammatico come assedio, lo ammetto in totale sincerità. Perché sembra una zona non fortissima, ma innegabilmente ha delle strabilianti difese, se vogliamo dirla tutta, veramente delle strabilianti difese. Pertanto vediamo di organizzare il tutto al meglio e soprattutto di sperare nel breve tempo di... che loro risolvano tutto per conto nostro, fondamentalmente. Spero non arrivino altri esercitini da 4 soldi. Ok, qui potremmo in realtà reclutare una quantità immonda di soldati. Se si ribellano queste province, ti dirò, non mi dispiace. Ma sto fatto che ogni 3 secondi che io mi avvicino tu mi fai una guerra, hai la mamma un po' troia, te l'hanno mai detto. Porco Giuda. Ok. Qui potete rimanere per i cazzi vostri. Voi, medio, tanto sono tutti civili, potete andare anche tranquillamente a nord. Passiamo il turno perché vorrei schiacciare il più velocemente possibile l'esercitino che ci rimane con totale e assoluta tranquillità, rendermi felice e fiero della mia assoluta conquista e vittoria cattivissima. Qui forse servirà un minimo più di strategia, perché sicuramente il territorio non gioca moltissimo a nostro vantaggio. Quello che vedo è che hanno un castello, un cortile e una caserma. Potrebbe essere un po' problematico. Anche, però, se gli incendi... cioè, la loro fortezza potrebbe farla diventare anche la loro prigione. Il tempo che troviamo il colpa d'area e frecce infuocate, gli bruciamo 3 caselle. Voglio proprio vedere poi cosa cazzo fanno. Cioè, a noi basta rimanere ad aspettare a distanza.
Certo, c'è da dire, poi saranno cazzi nostri a spegnere tutto l'incendio quando conquisteremo la provincia. Ma noi non vediamo questi lati positivi, anzi noi vediamo solo i lati... Cioè, questi lati negativi, noi ne vediamo solamente i lati positivi. Mettiamo uno qui. Uno qui. Qui. E... boh, qua. Tanto è molto più semplice di quello che credessi, onestamente. Molto meglio di quello che credessi. Ok, ora ci servono solo frecce infuocate. Frecce infuocate. La mamma troia. È la mamma troia. Veramente è la mamma troia. Aia. Allora, muro di scudi su di loro. Pali appuntiti su di loro. E tu mi fai un bel tiro a parabola, sperando di ammazzarli tutti. Sì, vai così. Vai così. Vai così di cattiveria proprio. Guarda che ora magari sono tutti stronzi. Ma... che siete stronzi? Io mi ero preparato tutto bello, felice. Invece questi fanno semplicemente comunque sempre il giro. Questo dimostra quanto avete la mamma un po' puttana, fatevelo dire. Allora ti sposti lì, lasciamo i lancieri sotto solo. È la cosa più logica che possiamo fare. Ok. Sì che puoi prendere i balestrieri. Magnifico. Magnifique, signori, magnifique. Oh, ma è la mamma troia. Fino a 10 secondi fa mi stavi colpendo quello. Perché ora ti sei svegliato? Colpiamo quest'altro. Colpo ad area. Mi ti sposti un attimo lì, visto che ci siamo. Sperando che lui non fa uscire i contadini. Bravo, in difesa. Rimani in difesa. Che cazzo devi uscire dal castello? È brutto uscire, fa freddo. Sembra pure che stia piovendo. Quindi che cazzo vuoi uscire? Stai di tranquillità, sereno. Nei tuoi spazi, ecco. Per quanto riguarda te, ma perché no? Decimiamoli un pochino. E per quanto riguarda te, ma dai a lui diversivo. Sì, porco Giuda. Dai a lui diversivo, così se quelli lì hanno la brillante idea di fare il giro, almeno gli facciamo passare la voglia di adottare qualsiasi forma di strana strategia a me ignota. Colpisci i contadini, va, cioè i contadini, gli arcieri sono in piano. No, dai, è la mamma troia, mi devi colpire proprio i balestrieri che mi servono. Guardate se è la mamma puttana. Ok. Com'è fuori portata? Perché è fuori portata? È bugia? Guarda, sei la mamma troia, mi devi far fare queste cose avventate. Non t'avvicinare! Bravo! Ora spero che siamo a portata. Me lo auguro. Tu rimani sempre in difesa, non che possiamo, abbiamo grandi possibilità, detto tra noi, rimani pure tu in difesa, dove cazzo te ne vai? Ok. Uno l'abbiamo sterminato, perfetto. Ma... per ora rimani in difesa, non ha senso che ci buttiamo in attacchi avventati. Colpisci lui? No, ti sei fissato con i miei balestrieri, puttana troia, devi cagare il cazzo i miei balestrieri. Va bene. Ora siamo a portata. Ma allora è la mamma troia. Cioè è semplice. Non è che c'è questa grande variante. Hai la mamma troia. Perché fino a poco fa non sei a portata. Non sei a portata. Ora gli arrivo sotto le mura per fare questa. Ah, quelli se ne sono proprio scappati. Va bene. Che dire. Scendiamo verso il basso. Se ne è scappato proprio il generale, quindi loro ora si attaccano al cazzo, fondamentalmente, non è che hanno queste grandi strategie. Ti avvicini un po'. Pure tu. Però sto fatto che mi attaccano
pedissequamente i miei cosi, mi caga il cazzo anche tanto. Ok, ora vi arrendete? Non ha senso resistere. Arrendetevi e finiamo questa partita veloce veloce. È la scelta migliore, fidatevi. Pali appuntiti ormai non ci servono più. Cosa vuoi fare, mio piccolo arciere? Mi ricolpisci i balestrieri. Ah no, bravo, bravo, bravo. Una volta tanto hai preso una scelta saggia. Ok. E loro sono morti. Ora, amico mio, puoi rimanere barricato nel tuo castelletto o arrenderti? È la scelta migliore, arrendersi. Veramente, è la scelta migliore. No, cioè loro non si arrendono proprio fino all'ultimo. Cioè, non avete più uomini. Vi prego, arrendetevi. Dimmi che gli arcieri danno il colpo di grazia. Oh, perfetto. Magnifico. Tutto più regolare che mai. Vittoria, abbiamo perso solo 65 unità. Ne abbiamo uccise 200, 300, nemmeno ho visto. Tanto in questo episodio voglio tirare dritto. Magari non arriviamo a Argon, ma almeno a, nella provincia accanto, insomma. Qui abbiamo una rivolta, lasciamo lottare gli A, tanto sono più che forti, vero? Sì, perfetto. San Tormund, i ribelli sopravvissuti si inginocchiano davanti a Tancred, nessuno di loro implora pietà, sembra che abbiano già accettato il loro destino. Lasciateli andare. Sapete perché? Quello che si crede spesso, che la potenza di un esercito, di un uomo, sia dovuta alla volontà di poter uccidere, ma in realtà tutti possono uccidere gli altri, ma solo gli imperatori, i re possono graziarli. Voi dite perché questo? Semplice, perché chiunque potrebbe di fondo accoltellare un'altra persona, fare il macellaio, ma se tu sei così abbastanza forte da lasciare i tuoi nemici andare, tanto non ti creeranno problemi perché tu sei troppo forte, lì dimostri la tua potenza a tutti. Di fatto, pensateci, il più grande potere dell'imperatore romano, no? Pensiamo al classico imperatore annoiato che va al Colosseo a guardare uno scontro. Qual è? È la grazia. Nessuno dei prigionieri reagisce o si ribella. Uno dei cultisti prende finalmente la parola. Non scapperemo più, non potete scacciarci per sempre. Tancred sembra accigliato. Allora dovete essere processati. Senza lamentarsi, i prigionieri si lasciano condurre via. Molti di loro dovranno scontare lunghe condanne nelle segrete di San Tormu, ma ci sono tantissimi prigionieri appartenenti ai ranghi inferiori dei cultisti che dovranno essere lasciati andare. Ok. Oh, bravo Megino, che almeno qualcosa di utile l'hai fatta. Almeno mi fiancheggi da questo lato e non dovresti crearmi, teoricamente, eccessivi problemi. Mi metti giusto uno a spegnere le fiamme, tanto credo che nel lungo andare ci riuscirà da solo. La ribellione è stata vinta, nessun problema. Tu tanto sei così stupido da buttarti a pesce morto sulle mie unità e mi va bene. Anche per questo io vorrei risalire, perché io vedo che da scarso piccolo ora siamo arrivati a medio. Non vorrei che più passa il tempo, più qui l'esercito si reinfoltisce. Quindi andiamo al confine, che poi ci fa anche comodo, perché fino a quando c'è questo minuscolo esercito, loro non continueranno a reclutare altre persone. Questa sì era una miniera d'argento, avevo ragione. Non continueranno a reclutare altre persone, quindi ci conviene, in somma magna, attaccarli così. Ok, quindi procediamo verso l'ultimo tassello. L'unica cosa che non vedo, e forse starà ad Argon, è il nostro amico protestante. Sacerdote, quello che assomiglia a Rasputin con le catene appese. Quello non lo sto vedendo da un po', proprio nemmeno al comando dell'esercito, e un po' mi risulta strano. Qui lascia lottare gli A, tanto loro faranno grandi cose, ne sono convinto. Per il resto, ora più che mai, non posso che concordare con Stefano che nello scorso episodio, passato giorni fa, seriamente,
Me lo stai pure chiedendo. Sì, questo lascio lottare di A. Anche se, nonostante questo, ho avuto anche il coraggio di farci perdere uomini. Puttana troia. Oh. È abbondante o minuscolo? Forse abbiamo sottovalutato un attimo una cosa. Vedi, Stefano, porti sfiga. Perché stavo per dire, Stefano, nello scorso episodio ha scritto: effettivamente, ormai gli onorevoli sono inarrestabili. Ecco. Forse siamo un po' arrestabili, ecco. Oggettivamente siamo arrestabili. Sì. Buttiamoci a pesce morto, quindi, in questa bella e magnifica avventura. Per vedere che cazzo succede ora. Per quanto non mi aspetto in nessuna forma che il tutto vada bene. Anzi, credo che più di tutti andrà male. Mi sto chiedendo che cazzo sta facendo quel ladruncolo qui, vedete, vicino alla la clessidra imbarcata. Capisco. Ok, rivendica la regione. Andiamo alla battaglia e qui comportiamoci con una grande quantità di premura ed attenzione, perché sospetto che non sarà per un cazzo semplice, perché appunto abbiamo il nostro sacerdote. Poi io sono stronzo, leggo il commento di Stefano: sei inarrestabile, ora probabilmente ci arrestano. Dico che non vedo da tanto il sacerdote maniaco. Esce il sacerdote maniaco. Magnifico, cazzo, magnifico. Cioè, giochiamo tutta in difensiva questa, perché è puro e semplice campo aperto. Ok. Beh, abbondante di contadini l'esercito, sicuramente. Oddio, sti colpi ad area che non arrivano mai quando dovrebbero. Siamo sempre nei momenti più sbagliati. 62-94, vai. Falciamo gli arcieri, così ci ritogliamo un bel po' davanti al cazzo. Ci faremo strada nelle loro fortificazioni. Ma noi non abbiamo castelli, cioè. Cioè sì, ce li abbiamo, ma non abbiamo. Non ora, cioè, non qui. Siete in attacco voi. Qui i nostri amici ce li togliamo subito davanti. Ok. Pam. Ok. Sta andando tutto più che tranquillamente. Più che decentemente, aggiungerei anche. Dicevo, signori, diamo pavesi ai nostri balestrieri, perché più di tutti preferisco che loro sopravvivano. E ora più che mai mi togli di mezzo i nostri amici qui. Spadaccini, così con loro possiamo avanzare e fare tacco di ferro sugli arcieri. Perfetto, è andato magnificamente. Beh, dovevo giocarmi la difensiva, però sono stato abbastanza cattivo. Aia, questo ha fatto male. Ha fatto tanto male. L'ho sentita tutta la botta, posso dirlo? Come sei scontato, come sei scontato. Ti prego, dammi gli arcieri. Ora, il colpo... Ma vaffanculo, va. Non riesce mai a funzionare come dovrebbe questo cazzo di colpo. Ma perché hai incendiato pure i nostri amici? Mi scusi! Da fare un piccolo danno, questo ha fatto una roba assurda. No sense. Non riesco nemmeno a vedere. 31, ok, possiamo colpire. Non riuscivo nemmeno a vedere quanti cazzo ce n'erano. No. Sai cosa? Rimani in difesa. I nostri amichetti li sposti qui. E tu li attacchi da dietro. Spam. E io sono stupido che poi mi sono chiaramente rigettato nelle fiamme. Mi sembra logico. Chi è che non lo farebbe al posto mio? È proprio un'idea brillante. Brillante, che sgorga di ogni forma di genialità. Ah no, i miei amici. Forse ora è il momento dove ci fermiamo e ci reclutiamo un po' di soldati in più. Però non mi andava. Perché non abbiamo più compagnie di mercenari? Non abbiamo compagnie un po' più fitte di mercenari?
un po' più addestrati. Non ho idea, qualsiasi cosa che sia un po' più intrigante, ecco. Guarda che figlio di puttana. Guarda che figlio di puttana. Ok. E 11-18. Posso dirlo che è un'idea di merda. Quindi ci ritiriamo un attimo. Con loro sì, facciamo un bel giro. Ok. Qui la botta l'abbiamo sentita. Ah ah, sfigato di merda. Volevi, eh? Un altro universo ci riuscirai. Rimaniamo uniti, sì sì. Rimanete fermi là, belli a rosolare. Al calduccio. Ok, 169, trappola. Pure loro, belli, fermi. In combattimento, oppure voi. Ok. Tanto lui dovrebbe andare ad attaccare sicuramente gli arci. Questo mi ha sorpreso. Questa mossa mi ha sorpreso. Non me l'aspettavo. Ok, però questo cazzo del fatto che gli eserciti spuntano come funghi da tutte le parti. Vaffanculo. È attraversato un'intera pira di fuoco. Abbiamo sottovalutato questi stronzi e ci hanno creato danno. Mi spiace che mi hanno buttato via le mazze. I rossi erano i più sfigati, però c'è da dire, nonostante tutto, sono sopravvissuti, al contrario di quanto si sperava. Ok. Ah, sfigato. 3-5. Ok, continuiamo a fiaccare il più possibile il morale. Tanto appena arriviamo qui ci fermiamo e reclutiamo un attimo. Ritiriamo su almeno. Proviamo a ritirare su un bel esercitino. Ok. Sbam. Il prete non c'è più. Siete stupidi contadini. Arrendetevi. Perfetto. Abbiamo perso i 300. Ne abbiamo sempre falciati il doppio, il triplo di noi. Però mi spiace che abbiamo perso i mercenari. Ora col cazzo che li riusciamo a reclutare di nuovo. Chissà quanto tempo ci metteranno prima di effettivamente rinascere. Credo un'infinità, oggettivamente. Metteranno veramente un'infinità di tempo. Ok, ce l'abbiamo fatta. La popolazione di Olgard sta diminuendo. Rabbia crescente, sì, bla 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 bla. L'idea di fare tutta una corsa non Eccolo lì. Ed è abbondante pure il suo di esercito. E vedo che è anche bello variegato, oltre che abbondante. Che facciamo? Non è che abbiamo molte possibilità qui, eh. Qui non possiamo fare null'altro che aspettare, fondamentalmente. O ci buttiamo in un ultime folle attacco, così almeno riuniamo i due eserciti. Non sarebbe una pessima idea, eh. Se riusciamo a riunirli, sarebbe più che un ottimo risultato. Qui mi metti arceria. Ok, perché tanto le armature le abbiamo. Qui pure, qui a cavalli come siamo? 302. 302 cavalli. Se siamo abbastanza furbi, 202, potremmo creare tipo 200 cavalieri pesanti. Sarebbero veramente devastante come roba. 200, mangiamo ogni cosa che incontriamo sul cammino, letteralmente. Mi spiace qui per l'incendio, che però non possiamo fare nulla. Loro almeno sono in fase di raccolta. 626. Proviamo a salvare. Proviamo a salvare e vediamo di... filo. Perché siamo sul filo del rasoio. Tanto credo che i nostri amichetti qui rimangono fermi, oggettivamente. Quindi se noi prendiamo già questa città, spostiamo il nostro amichetto, che comunque ha 325 balestrieri. Balestrieri, arcieri, 92. Non è male. Male che vada, creiamo un esercito con lui. E scendiamo giù e lo attacchiamo con i rimasugli di Tancred.
e rimasugli di come si chiama? Come si chiama lui? Di Jorn. Non mi veniva il termine. Non sarebbe una pessimissima idea, anzi, secondo me sarebbe anche più che utile. Lo attacchiamo su entrambi i fronti e teoricamente avremo più che un bel esercito. Tra l'altro, guardate qui le rovine, la Madonna. Ma signori, innegabilmente, fatto ciò, sono costretto a mettervi il tempo che il tempo è tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.